erano gli inizi del 400. Il Ghiberti impiegò 23 anni per completarla, aiutato dal padre orefice e da diversi aiutanti, tra cui il giovane Donatello. Oggi la sua porta nord del battistero, completamente restaurata, è conservata nel nuovo museo dell'Opera del Duomo. Al suo posto una copia, ma di tutto rispetto. Alta 5 metri e larga 3, è stata realizzata grazie a finanziamenti privati dell'Opera del Duomo e di Guild of the Dome, associazione di filantropi internazionali. Sì, certo sono soddisfatto, anche perché aver messo insieme persone di tutte le fedi è un grande successo. Sono incoraggiato io, ma molto felice di averlo fatto. 6 mesi di studi, 4 anni di lavoro dell'opificio delle pietre dure della fonderia Ciglia e Carrai, 15 persone impiegate, 350 ore di cesello per ognuno dei 28 pannelli. Era una sostituzione necessaria per conservare il capolavoro del Ghiberti. Ma non c'è la doratura però, come mai? Abbiamo preferito non fare la doratura per una ragione molto semplice. La doratura oggi, secondo la tecnica di Ghiberti, non sarebbe possibile. La doratura a foglia d'oro falsa completamente l'aspetto stesso che la porta ha. Quindi lasciando invece il bronzo e lasciando che il tempo poi depositi la sua patina, siamo convinti che il risultato sarà altrettanto bello. Abbiamo cominciato con la porta del paradiso, adesso la porta nord, domani? La porta sud, sembra evidente. Siamo già d'accordo con l'opificio, dovrebbe essere spostata nel mese di marzo. Sarà un lavoro un po' più lungo di quello che abbiamo impiegato, è stato impiegato per la porta, questa, la porta nord. È una porta più delicata, ha dei problemi anche nel bronzo e quindi... sarà un lavoro leggermente più lungo, ma insomma noi pensiamo che nell'arco di 3 anni anche la porta sud sarà al museo, completando così il ciclo delle porte.